C'è sicuramente un messaggio più o meno consapevole del rapporto che il ragazzo ha con la scuola, di totale mancanza di rispetto e tutto sommato si sentono di non dover sottostare a un adulto che non stimano. Mancanza di rispetto nei confronti della scuola e in generale del mondo degli adulti. È questa la lettura che dà la psicoterapeuta Vera Slepoi di quanto accaduto in una classe prima di un istituto superiore a Rovigo, dove una docente è stata ferita da un pallino sparato da una pistola d'aria compressa impugnata da un alunno che insieme ad altri tre complici aveva architettato lo scherzo prontamente ripreso dal cellulare di un compagno. Il messaggio più o meno inconsapevole che l'adolescente dà, perché parliamo di adolescenti, che danno al grande universo dell'adultità, cioè come dire non valete nulla, non vi occupate di noi, non abbiamo bisogno di voi, quindi delle vostre regole, punizioni comprese o timori comprese del risultato scolastico non ci interessa. In altri termini, anche la scuola ha fallito. Le risate che si sentono in sottofondo esprimono chiaramente la volontà di deridere un sistema. Per questo, secondo Slepoi, bisogna ragionare su quale approccio utilizzare con i ragazzi. Sarebbe molto più importante o fanno un percorso serio di tipo psicologico, ma mirato a un progetto, oppure l'altra alternativa è ragionare su come far sì che ci sia un'educazione all'educazione per questi ragazzi.